Buonasera, come sempre vi parlo dall'ortopedia Vialis che è in piazza Villari numero 2 e 4. Questa volta, come in altre volte precedenti, vi parlerò di problemi linfatici primari e secondari. Naturalmente oggi non vi parlerò di tutori elastici che sono la diretta conseguenza di quello che vi spiego oggi, ma tutto il materiale che è inerente ai bendaggi e che viene utilizzato dalle fisioterapiste, dietro naturalmente prescrizioni mediche, per ridurre un edema e per poter poi utilizzare una calza adeguata o un tutore da braccio a seconda delle esigenze. Non si può mettere, diciamo, nessun tutore elastico, né superiore né inferiore, se c'è un edema, cioè una fovea, dove io semplicemente con il pollice, appoggiandolo vicino alla cresta tibiale o sull'avambraccio e tenendolo premuto per 10 secondi, togliendolo non vedo un arto liscio, ma una specie di conca e questa si chiama fovea. Questa conca è data da linfa che viene peraltro poi ripristinata per quanto riguarda l'estetica degli arti, ma deve essere assolutamente ridotta prima di mettere qualsiasi tutore elastico. In un caso di edema retromalleolare sul dorso della mano, io vi faccio vedere, ci sono dei pressori che ditte specialistiche e specifiche producono, sono pressori in silicone, in materiali gommosi che servono a comprimere un eventuale edema, in questo caso specificatamente dorso della mano e retromalleolo. Naturalmente, ridotto l'edema, diciamo nella stragrande maggioranza dei casi, o in caso invece di edemi molto più piccoli e eventualmente primitivi, molte fisioterapiste che fanno anche in questo caso dei corsi specifici utilizzano quei cerotti colorati, il kinesio taping. Vi faccio vedere una carrellata di aziende che producono questi cerotti, se la telecamera mi segue. Qui ci sono le aziende più qualificate sul mercato. Sono cerotti anelastici che vengono a volte anche tagliati a striscioline, servono in un caso di linfedema e a drenare quello che è un ristagno di liquidi superficiali. Questo può essere tenuto in loco anche fino a una settimana, anche pur utilizzando diciamo l'acqua in quanto docce giornaliere e fino a quando non tendono a staccarsi. Queste collosità non sono eccessive, qualcuno può avere qualche problema allergico, ma le persone sono oggettivamente molto poche. Naturalmente, tutto quello che vi ho appena spiegato, dai cerotti alle imbottiture, ai bendaggi, devono essere completati da tutori elastici. Un edema di grande misura può essere ridotto praticamente nel 90% dei casi, ma per mantenere quest'ottimo risultato, purtroppo l'utilizzo di tutori elastici, qui ci sono il top delle aziende che c'è sul mercato, la Jobst, la Medi, la Varisan, la Iuzzo. Tutte queste aziende fanno tutori a trama circolare, ma si dice ed è ormai dimostrato che il tutore a trama piatta è quello che favorisce una sopportazione e una tenuta per quanto riguarda edemi linfatici decisamente più ampia e molto meno fastidiosi. Il costo di questi prodotti è più alto rispetto alla norma, ma il beneficio che se ne ha, in questo caso è un tutore che ha un palmare, può essere anche senza. Guardate, qui sono gambaletti elastici, hanno questa particolarità di essere non costruiti su una trama circolare, ma piatti e poi cuciti. Naturalmente questa cucitura è piatta, non dà nessuna problematica, non ha bordini, non ha niente e riescono, in questo caso ve ne faccio vedere uno che ha anche la mano, riescono a ottimizzare tutto quello che le fisioterapiste con tanta dedizione e voi nel seguirle potreste ottenere di qui a tutta la vita. Da Vialis è tutto, buona giornata.